dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace, l'amore di Dio che ci è Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che vuole animare la nostra celebrazione in questo che è il giorno del Signore. Noi ci disponiamo con fiducia a cantare e a vivere la sua misericordia. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria. Excelsis Deo, gloria, gloria. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria. In excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Beata Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo figlio unigenito fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile. Per sua intercessione fa che salvati, per il mistero della tua redenzione,
possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Dal primo libro delle Cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per la sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia. Beato il grembo che ti ha portato. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Piuttosto beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Vangelo breve, breve, però noi abbiamo in mente il quadro della visita di Maria a Santa Elisabetta. Vangelo di domani, che è il secondo mistero gaudioso. Però noi celebriamo la solennità dell'Assunta, che è il quarto mistero glorioso. Penso che sia un bene imparare anche i misteri del rosario quando recitiamo il rosario. È una cosa fattibile. Bene, guardiamo un momento di contemplazione. Lo accogliamo con attenzione e con gioia. Maria è una creatura che percorre la strada della configurazione a Cristo con la sua libera risposta all'impulso dello Spirito Santo. La sua è un'esperienza profonda, è l'amore di Dio che si dilata per comunicarlo agli altri. Si muove per questo, Mio parentafana ci sarà. Mentre Elisabetta si tiene nascosta, Maria si mette in cammino, in fretta, con sollecitudine, cioè è mossa dal desiderio di arrivare il più presto possibile. Non perde tempo, anche perché il viaggio richiedeva preparativi e 4 giorni di cammino. Non c'era l'autostrada, Però guardate la profondità, non l'abbiamo mai meditata a sufficienza questa. Porta un dono, il frutto del suo grembo. Lei ha concepito Gesù non soltanto con l'organismo, con il suo corpo, ma nella mente, nel cuore, nella fede cristiana. Così diventa modello per noi cristiani. Infatti, quando facciamo la comunione, anche noi riceviamo tanta grazia. Abbiamo fatto ancora l'esperienza. È così, vero? È così, Una seconda sottolineatura. Maria canta di gioia, ma ci pensiamo che canta di gioia perché uno, traduciamo così, ma è imperfetto la cosa, perché uno ha preso possesso di lei. Eppure canta di gioia, canta il Magnificat. Oh, questo uno è lo Spirito Santo, e Dio nella persona dello Spirito Santo. E lei canta l'inno dei poveri del Signore, l'inno dei fedeli che si affidano al Signore. Quindi celebra l'azione di Dio con 7 verbi, ricordiamo il Magnificat. Ha spiegato il suo braccio, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha rimandato, ha soccorso. Dove c'era da correggere, il Signore ha corretto.
Ecco, è grande il contrasto tra la sua, diciamo così, non vuole essere offensiva, la sua situazione di creatura umana e la grandezza di Dio. È mistero grande questo. È l'incarnazione che ha un solo testimone, un solo poeta capace di celebrarlo. È una donna, Maria, che canta alla perfezione l'incarnazione. È soltanto Maria. Oggi viviamo una celebrazione che ha al centro il nostro corpo. Purtroppo qualche volta l'educazione ci ha portato a trascurare il nostro corpo. Adesso è un po' diverso, però non dobbiamo metterlo in bella vista. C'è un disagio nel nostro modo di pensare, perché è debole la dignità che diamo al nostro corpo, in specifico al corpo della donna. Pensate, pensate, Dio chiede a Maria il permesso e il contributo di lei è intenso e determinante. Una immagine nella solennità dell'Assunta è suggestiva e commovente, questa immagine. L'icona bizantina della Dormizio Maria. Gli orientali parlano sì dell'assunzione, ma anche della Dormizio Maria, Maria che si è addormentata. Però questa icona ci mette davanti Gesù, formato giusto, che tiene teneramente in braccio la sua mamma. Ci commuove questo, come una bambina, ci commuove. La redenzione che arriva e si mostra da parte di Gesù che prende la sua mamma, la coccola e la porta al Padre. Gesù tiene teneramente in braccio la sua mamma e noi non ricordiamo, abbiamo visto ancora, ma non ricordiamo quando siamo stati tenuti teneramente in braccio dalla mamma. E adesso che i genitori sono anziani, chi li ha ancora, e bisognosi, tocca a noi figli ricambiare le tenerezze e la cura con la pazienza e le coccole. Tocca a noi trattare teneramente il loro corpo, i loro sentimenti, altro che eredità. Pensiamo a questa grande eredità, E non dimentichiamo che l'amore di Dio si concretizza attraverso il corpo, le mani, le braccia, il volto, il calore fisico. E il nostro corpo verrà trasfigurato. Perché? Perché con il nostro corpo abbiamo partecipato all'avventura della fede e dell'amore. Guardate che grandi cose ci dice l'Assunta. Allora diciamo con gioia: grazie Maria, viva Maria. E che noi, che anche noi possiamo dire: viva noi, se portiamo Gesù vivo con la nostra vita. E quindi possiamo cantare: l'anima mia
magnifica il Signore. La nostra vita cristiana deve essere tale in modo da magnificare il Signore. Insieme diciamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio ascolta le parole dei Suoi figli. Ci rivolgiamo con piena fiducia a Lui. Con noi prega anche Maria, assunta nella gloria divina. Diciamo, Vergine Maria, intercedi per noi. Vergine Maria, intercedi per noi. Per la Chiesa, famiglia di Dio nel mondo, perché accogliendo la parola di salvezza sappia sempre annunciare Cristo, unica speranza dell'umanità. Preghiamo. Per le autorità politiche, perché mettano al primo posto il bene delle persone da loro amministrate e difendano strenuamente il valore di ogni vita umana. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché non siano dimenticati dalla società e guardando a Maria ritrovino la speranza e il dono di una consolante pace. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. Per la nostra comunità, perché attenda con gioia il Signore che chiama tutti a essere perseveranti nella fede, forti nella speranza e operosi nella carità. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. O Dio, che hai innalzato Maria, madre del tuo Figlio, alla gloria incomparabile, per sua intercessione fa che possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa offerta, guarda il Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te. Thank you.
possiamo offrirti, nostro Creatore. Ecco il nostro niente, prendilo, Signore, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa Santa Messa sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva la gloria di questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode che celebriamo nell'assunzione della Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato la carne nella carne il tuo Figlio, autore della vita, e noi uniti ai cori degli angeli con gioia cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, diciamo: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.
Ricordo che domani, posdomani, lunedì, memoria di San Rocco, saliremo a celebrare la messa delle 10:30 alla chiesetta di Sant'Onofrio, dove c'è anche una statua, un'immagine appunto di San Rocco, lunedì alle 10:30. Giovedì sera ancora la messa al cimitero alle 20:30, poi altri avvisi li trovate sul foglio. Concludiamo dopo la benedizione cantando la Salve Regina di Capriolo e i sacerdoti, in segno di omaggio ma anche di affidamento all'Assunta, si sposteranno davanti al quadro, all'immagine che la rappresenta, e anche poi l'invito magari a guardare una volta di più anche a questo bel quadro della nostra Chiesa. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, invochiamo la tua clemenza, perché celebrando l'assunzione della Madre di Dio siamo liberati dai mali che ci sovrastano. Per Cristo nostro Signore. Salve Regina, Madre d'amor, grazia divina, vita del cuor. Salve speranza, nostra esultanza, a te solleva l'inno del duol. La prole dei vai nel tristo suol, ove il tuo vanto vien lagrimando, ove il tuo vanto vien lagrimando. Deporgi la di tua bontà, suddita va smarrita va, smarrita va. Dal ciel beata nostra avvocata, dal ciel beata nostra avvocata, del santo frutto del tuo Gesù, compito il lutto, mostraci tu. O mitero pia, o Vergine Maria, o mitero pia, o Vergine Maria, salve, 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 Regina, salve, Madre d'amor, vita del cuor. Salve. Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo,
per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunta, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Con la gioia nel cuore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.